solo nel deserto. Muoviamoci. Sì, sì. Continuiamo. Sì. Per la corona rubata. Sì. D'accordo. Sì. Non ci sembra. Siamo arrivati. Dovremmo essere abbastanza vicini. Patrick, guarda, stiamo andando benone. Shell City ha solo 5 giorni di viaggio. Oh, in macchina. Vorrei tanto che avessimo ancora la macchina. SpongeBob, guarda! Eccola lì! Hanno rubato la chiave! Dove credi che sia finita? Credo che sia arrivato il locale al bar. Però come facciamo a prenderla? Lo so io. Entriamo e chiediamo di darcela. Che guardi! Patrick, non mi sembra un'ottima idea. Scusa. Ci sono. Io vado dentro. Cerco di distrarli e tu prendi la chiave. Aspetta, voglio distrarli io, SpongeBob. Ah. Ok. In realtà non credo che abbia molta importanza chi di noi due li distrae. Entra pure, signore. Posso avere un secondo la vostra attenzione? Stavo dicendo? Dovrei andare in bagno. Laggiù in fondo. Che stai facendo? Stupida lente a contatto. Eccola qua, sarà meglio che la sciacqui. Patrick, è tu questo che mi distrae? Lo so, ma dovevo andare in bagno. Mi sono sporcato le mani per niente. Vedo questo. Patrick, da un po' un'occhiata. Wow! Urrà! 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 Chi ha fatto tutte queste bolle? Scusa, è colpa mia. Conoscete tutti le regole. Tutti i ragazzini che faranno le bolle saranno scusati da ogni cliente col fisico presente nel bar. Già. Esatto. Quindi chi ha fatto le bolle? Non lo spieghi, presto, presto, presto. Allora, nessuno ne sa niente? Forse sì, forse qualcuno qua dentro non è un vero uomo. Voi due, siamo a caccia del ragazzino. E non vi illudete che non riusciremo ad individuarlo. Forza, mettetevi tutti quanti in riga. DJ, è l'ora della verifica. Ok. Nessun ragazzino può fare a meno di cantarla. SpongeBob, è il tema musicale di Goofy Goober. Lo so. Oh, dovevo immaginarmelo. Tu sei il ragazzino. No, ho soltanto tossito, lo giuro. DJ, mettila a tutto volume. Ok. Resisti, Patrick, non cantare. Ci sto provando con tutte le mie forze. Sono un Goofy Goober, sì. Tu sei un Goofy Goober, sì. Siamo tutti Goofy Goober, sì. Ferma! Bene. Chi è stato di voi due, mocciosi? È stato lui! L'ha fatto lui! Io non ho mai neanche mangiato il Goofy Goober, sì! Bene! A quanto pare abbiamo addirittura un ragazzino doppio qui! Addosso! Accidenti, che abbiamo rischiato grosso! Guarda che cosa ho preso! La chiave! Andiamo prima che c'è una corda! È gran giorno! Per un po'! Peccato che SpongeBob non sia qui a godersi il fatto che SpongeBob non è qui! Ah, finalmente!
Buongiorno. Certa gente non ha veramente gusto per i cappelli. Eh? Anche i bambini ora? Mi scusi, signorina, ma posso sapere dove prendete quegli orribili copricapo? Oh, chi ha parlato? Sono qui sotto. Oh, io l'ho preso al Chum Bucket. Plankton ne dà uno gratis con ogni Krabby Patty. Chum Bucket? Gratis? Krabby Patty? Plankton ne dà con ogni... Vorrebbe parlarmi un secondo. Così stai vendendo il Krabby Patty, non è vero, Plankton? Esatto, squidino caro. C'è anche un elmetto a secchiello in regalo per ogni panino che acquisti. Ne vuoi uno? No, sarai pure riuscito a gabbare tutti quanti in questa città, ma non puoi prendere in giro me, perché io ascolto la radio pubblica. Questo che cosa significa? Significa che tu hai incastrato Mr. Krabs, tu hai rubato la corona così che nessuno lo congelasse per poter finalmente mettere i tuoi moncherini sulla ricerca del Krabby Patty. Tu hai organizzato tutto, però hai commesso un errore che ti è stato fatale. Hai messo in predicato il mio stipendio e io racconterò tutto alla massima autorità che governa questo paese, Re Nettuno! Questo lo vedremo, ispettore Bocca di Ciabatta. Attivazione dispositivi cerebrali degli elementi. Controllo. Azione. Cosa? Funzionerà. Creare esercito? Al grande Plankton. Che succede qui? Catturate lo schiavi! Al grande Plankton! Ah, io me la sbaglio! Al grande Plankton! Chi mi fermerà adesso? Mai!